Niente, dirò poi da parlare di scenari. Io mi scuso perché sarò un po' fuori dal coro di queste riunioni che facciamo con regolarità numerosissime, che parliamo di intelligenza e di sostenibilità, di verde. Vi dirò delle cose un po' diverse, perciò mi scuso se sarò un po' maleducato, però il dovere, anche perché ho studiato in questa città, tanto è stato un investimento che avete finanziato tutti, e vi dico qualcosa di diverso. I scenari, il titolo è quello di una trappola, perché non ne usciamo. In realtà tutti gli sforzi che state facendo, che stiamo facendo, che fa l'Erbe, che fa tutti sull'efficienza, sul verde, così, non portano a un cambiamento sostanziale, che è quello che vede una crescita costante delle emissioni di CO2, di gas climalteranti, o che gli scienziati si sono sbagliati, che scusatemi, coscienza, non sono ancora del tutto convinto che sia vero, oppure che dobbiamo comunque accettare questa grande minaccia, non ne usciamo, ecco, perché per il momento vi farò vedere che stiamo crescendo tantissimo. Scenari globali: la convenienza dei fossili i cui prezzi sono crollati, la caduta dei prezzi, quali alternative e conclusioni. Parliamo di scenari, perciò mi sono lanciato a guardare gli scenari che durano da 2000 anni, 3000 anni. C'è questo legame fortissimo tra crescita della popolazione, 7 miliardi, saremo presto 90, presto insomma 2050, io avrò 90 anni, ma ci sarò sicuramente, e i consumi di energia saranno verso i 20 miliardi di tonnellate equivalenti petrolio. Non ho resistito a mettere anche questa, è uno scenario di lunghissimo termine. La rivoluzione industriale parte nella prima qua, con il carbone, poi però i consumi di energia esplodono con la seconda rivoluzione industriale, con la motorizzazione. Tenendo qua nella campagna, non posso non ricordare i miei nonni che lavoravano la terra a mano, e mi chiedo sempre, guardando questa terra, come facevano senza macchine, senza il gasolio diesel, e senza anche i fertilizzanti, i diserbanti. Poi c'è stata l'esplosione e adesso stiamo andando verso la terza rivoluzione industriale, che è quella che tutti vorremmo, come ci indica il grande economista Jeremiah Rifkin, che è venuto anche qua in piazza Modena a parlare della filosofia due volte. Vogliamo l'economia idrogeno. L'economia idrogeno esiste già in parte, però, perché abbiamo gli idrocarburi, gas e petrolio, che sono idrogeno. Il problema è che per portare l'idrogeno si fa molta fatica nell'universo finora, e ce lo portano questi idrocarburi, cioè carbonio e idrogeno. Vi farò vedere che il futuro è ancora molto idrocarburi, cioè la parte petrolio e gas. Io negli anni 70 mi ricordo, in queste zone si andava a piedi durante le crisi. Allora abbiamo cominciato a provare a alleggerire questa dipendenza, diversificando, facendo tantissime politiche sulle rinnovabili. Noi abbiamo memoria corta in questo paese, ma in tutto il mondo, circa quello che è stato fatto in passato. Noi abbiamo in Italia, abbiamo inventato, contribuito tantissimo a fare il fotovoltaico, oltre che abbiamo i più grossi impianti storici. Questo paese dagli anni 80 fino agli anni 70, crescita costante dei fossili, in particolare la parte grigia, il carbone, il giallo, il nucleare, che conta per il 5%, qua parliamo di energia complessiva, sull'energia elettrica è il 15% il nucleare, la parte blu è la vera fonte, scusate, questa vera fonte rinnovabile, cioè l'idroelettrico di grande dimensione che abbiamo tantissimo sulle nostre Alpi. La parte verde sono le biomasse che purtroppo stanno entrando anche da noi, nel senso che l'inquinamento da particolato è una delle emergenze che abbiamo nelle nostre città, nelle nostre pianure, su cui le politiche cercano di fare qualcosa, ma non è possibile, visto che il pellet costa un quinto del GPL e la legna costa ancora meno del pellet e a volte non lo si paga nemmeno. Infine, la parte sopra sono le fonti rinnovabili nuove, eolico e fotovoltaico, che attualmente contano per meno dell'1,5%, in futuro anche ipotizzando straordinari aumenti in questi scenari. Lo scenario futuro non è che sarà sicuramente questo, nessuno sa con certezza il futuro, però se non
cambia qualcosa di drammatico, saremo intorno al 3-4%. Questa è la crescita degli ultimi 14 anni della domanda di energia, 4 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio come consumi d'Europa, della Cina messi insieme, chi cresce di più, l'80% sono i fossili, chi cresce di più è il carbone, che vi dirò fra poco, vedete l'altro, idroelettrico, biomasse, petrolio cresce, gas è cresciuto molto, attenzione al gas che la mia conclusione forte è sul gas, il nucleare cala. E questo è il futuro aumenterà di 4,7, come è scritto qua, sì, insomma l'aumento accertato 30% nel 2035, e, ipotizzando anche ottimismo sulle altre FR, cioè fonti energetiche rinnovabili, eolico, fotovoltaico, c'è stato l'abbattimento dei costi, perciò è stato fatto tantissimo, quest'anno per la prima volta. Come dice Faith Pirole dell'International Energy Agency, la crescita della capacità generativa di elettricità da rinnovabili ha superato quelle tradizionali. Forse le tradizionali non se ne fanno perché c'è eccesso di capacità, però insomma, la crescita è fortissima, costante, i costi sono allineati ormai alle fonti fossili, l'eolico offshore Italia. Offshore sta al largo di Rallargo, costa circa 60, 40, 60, 70, 80 nel Mare del Nord, straordinario aumento della produzione di eolico quest'anno nel Mare del Nord della Germania, 80 miliardi di kilowattora, 80 terawattora, più 50%, però non dimenticate che ogni volta che si parla di Germania dobbiamo considerare che il 40% lo fanno con il carbone, con la lignite, il peggio del carbone. E carbone, fossili, gas anche, vuol dire più emissioni. Fra pochi giorni ci fermiamo a Parigi, sicuramente anche si deve fare a Parigi, ci sarà questo COP21, la Conference of the Parties, cioè dei 196 paesi che hanno firmato l'United Nations Framework for Climate Change del 92 di Rio de Janeiro, del Health Summit del 1992. Da allora le emissioni, quando abbiamo preso quell'impegno, sono aumentate del 35%. Allora, o che siamo tutti deficienti e che non rispettiamo l'impegno, o gli impegni erano irrealistici. Più 35%, 12 miliardi in più. Ah, però c'è qualcuno che fa bene, meglio di tutti, che è l'Europa. All'Europa si sta dando le zappate sui piedi, questa è la mia conclusione forte, perché io quando sento parlare di manifatturiero italiano, di nostre imprese che esportano, non le nostre imprese chiudono qua, non è che esportano, quelle che rimangono fanno una fatica, poi uno degli elementi che li porta a delocalizzare o a chiudere, non è l'unico, non è il più importante, è anche il costo dell'energia. Cioè l'Europa sta vivendo una deindustrializzazione spinta, mai vista nella sua storia, dovuta alla crisi, alla finanza, ma dovuta anche alla rivoluzione incognabile, condivisibile, scusate, poi idealista, che sta facendo sul verde, sulla rivoluzione verde. Questo però, ecco, la cosa di cui sono sicuro assolutamente è che si parla di costi. I costi non vengono mai citati, queste cose che tutti vorremmo, più verde, economia verde, gli stati generali, Ronchi l'altro giorno, Rimini che pontifica, qua abbiamo raggiunto, qua, con questi comitati, non comitati, consorzi che raccolgo, però guardi che, ma cosa costa questa roba? Niente, se ne parla poco. In ogni caso l'Europa più nel mondo negli ultimi 92 sono più 12, l'Europa ha ridotto di un miliardo, però questa riduzione è dovuta, oltre che alla crescita delle rinnovabili, certamente più efficienza va bene, è dovuta alla crisi economica e soprattutto alla chiusura delle centrali a carbone dell'estero, condizioni queste che non si ripetono all'estero e che difficilmente si ripeteranno nei prossimi anni, perché noi in Italia stiamo dando qualcosa come 13 miliardi di euro, e qua c'è il problema, noi tutta Europa siamo intorno ai 50 miliardi, la Germania fa molto di più, fa 20 miliardi, ma la Germania è un paese che negli ultimi 20 anni è cresciuto del 15%, noi siamo calati del 9%, cioè il distacco, se guardate in termini di PIL pro capite, è dell'ordine del 30%, tra di noi in mente, no? Ma il resto d'Italia, il sud del paese, parte dell'Europa che è disastrata. Niente, questi sono gli obiettivi che l'Europa ha raggiunto, adesso la nuova
politica del, ancora, facciamo ancora di più perché se dobbiamo fare tutto, dobbiamo dare una lezione, far vedere al resto del mondo che siamo bravissimi. E queste sono la crescita delle emissioni globali, che vi dicevo prima, che abbiamo già visto. La parte gialla, arancione, sono quelle da energia. Perché aumentano queste emissioni? La prima per due ragioni: si consuma più energia nel mondo, due, una è la mobilità e l'altra è l'elettricità. La mobilità, ovviamente siamo in uno dei posti emblema mondiale della mobilità attraverso il motore, questo è il parco auto e la produzione annuale di auto che sono in continua crescita, siamo verso 1 miliardo di auto in questo momento e ogni anno si producono 60 milioni di autovetture e ogni anno questa produzione aggiuntiva aumenta. Questo per farvi vedere che la parte grigia è la copertura, cioè tutta la copertura della domanda di energia del settore trasporti a livello mondiale. Il 97% si fa con i derivati del petrolio, perché non c'è alternativa alla quantità di energia che viene contenuta in un litro di benzina trasportato con tale facilità, stoccato con tale facilità e con costi così bassi. Il futuro dell'energia, vi dicevo, oltre alla mobilità che si fa con i derivati del petrolio, è l'elettricità. L'elettricità è qualcosa di magico, straordinario, bellissimo, versatilità, non comporta inquinamento quando consumiamo. Il combustibile più importante nella produzione attuale di elettricità nel mondo è il carbone, con circa il 37%, per la ragione che vediamo qua, che è il combustibile più conveniente. Il carbone, per essere quello inquinante, quello che ci ha consentito di uscire dal medioevo, dalla povertà, energetica, vuol dire energia, vuol dire capacità di fare lavoro, è stato il carbone. Il carbone che è tuttora la fonte più democratica, perché se lo possono permettere i paesi più poveri, quelli che non hanno accesso alle tecnologie, come abbiamo noi europei, e alla finanza, costa adesso fare in sostanza in Cina, fare dove i prezzi sono bassissimi, il kilowattora viene a costare 5 centesimi, costa 15 o 20 a casa. I prezzi sono crollati soprattutto perché è crollato il petrolio, per fortuna che è crollato, visto che briciole di queste entrate enormi che noi consumatori trasferiamo ai paesi produttori di petrolio, in particolare il Medio Oriente, parte di queste quantità finiscono in canali che vanno a finire agli estremismi e all'acquisto di armi che poi vengono utilizzate in maniera impropria, come sempre il resto delle armi dove dovrebbero essere usate. Questi sono i prezzi del petrolio nella lunga loro storia, in dollari reali. Vedete che erano troppo alti prima rispetto alla storia, ed è difficile che tornino su. Sotto questo aspetto non aiuta certo l'efficienza dell'industria verde. Cosa succede nell'Italia? Un paese, dicevo, che si sta impoverendo perché si sta deindustrializzando, un paese dove il 24% del PIL nel 1995, anche nel 2000, era fatto con l'industria, adesso il PIL è sceso dall'industria, è sceso al 18%, cioè abbiamo la parte amministrazione pubblica che cresce ovviamente oltre il 25%, ma chi è che non vorrebbe fare dipendente pubblico e questo, scuso, dipendente pubblico in questo paese. Però niente, il nostro problema, come il problema a consolazione di tutta Europa, tranne che della Germania, attenzione, questo manifatturiero che si sta allontanando. I nostri consumi l'anno scorso sono stati 166 milioni di tonnellate di petrolio, il livello del 1994, sono stati indietro di 21 anni. Vedete la forte crescita delle rinnovabili, del gas, siamo un paese che ha idrocarburi, soprattutto nella produzione elettrica, perciò siamo in parte a idrogeno, l'economia in parte a idrogeno, con molte rinnovabili. Straordinario l'aumento delle rinnovabili, abbiamo raggiunto, come dice Realacci, l'ispiratore, ahimè, delle politiche energetiche del PD, perciò il mio parere del PD a stare molto attento agli ambientalisti che sono molto influenti. Adesso c'è in discussione nel Parlamento, ma non se ne discute molto, cosiddetto A, una legge verde, che in inglese si traduce Green Act. Scusate, qua ho fatto moda e non ho fatto economia. C'era il grande Ferrari, il professore scozzese, nato in Scozia, ma non so, figlio di immigrati modenesi, mi insegnava che l'italiano non c'era la lingua che bisogna usare. Allora, questo Green Act che dice che bisogna sospendere tante cose, bisogna fare questo, quell'altro. Allora, anche su questo bisogna stare attenti almeno di limitare l'impatto sui costi
dell'energia e su quello delle imprese in particolare, perché se vogliamo fare politica energetica, cui vi sto parlando adesso, perché io vorrei farla, perché così mi sento più importante, magari anche lavoro di più, però politica energetica vuol dire cercare di gestire un sistema complesso che non è neanche locale, ma è transnazionale. Poi vogliamo fare solo generazione diffusa, si può anche fare, ma sappiate che questo ha un costo aggiuntivo. La Germania non sta facendo generazione diffusa, sta facendo un grande eolico sfruttando grandi economie di scala nel mar del nord, fa delle poli produttivi di elettricità come Niederhausen di fianco a Colonia, che sono 12 gigawatt di potenza, tutta a carbone, che pare tutto il nostro fotovoltaico. Noi vi ricordo che siamo il primo paese al mondo per fotovoltaico, abbiamo il 9% della nostra produzione che viene da fotovoltaico. La Germania è prima in termini assoluti, produce quest'anno 30 gigawattora, terawattora da fotovoltaico, ma produce 600 terawattora, noi ne produciamo 180. Però il nostro sforzo è stato immane perché non siamo un paese più povero e soprattutto non andiamo a aiutare le nostre aziende come invece fa la Germania. Questa è la storia dell'industria elettrica italiana dal 1870 ad oggi, piace sempre farla vedere perché a parte il passaggio adesso la crescita delle rinnovabili, questo successo che però, partito dalla RELACI 40%, giustamente va, è stata una rivoluzione, è in corso una rivoluzione in Italia, in Europa, la rivoluzione verde, bisogna riconoscere i successi raggiunti. 40%, altri 40%, però se togliete l'idroelettrico di grandi dimensioni, dei grandi laghi, dove ogni lago moriva una cinquantina di persone perché costruite negli anni 40-50 dove le condizioni di lavoro erano estreme, ecco, se togliete quello che adesso non si potrebbe mai fare è il 20% in meno, cioè le nuove contano intorno al 9% fotovoltaico più un altro 7% eolico, più ci sono le biomasse e più ci sono i rifiuti. E 4%, perciò qua parecchio, sta producendo un po' di rinnovabili. E il futuro, vedete, speriamo che torni a crescere, ma è caduto, poi c'è anche efficienza energetica, certamente, ma c'è molta deindustrializzazione. Questo ve l'ho salto perché fa parte delle trivelle, non è l'argomento di oggi, ma mi ricollego alla fine. Anche perché questo territorio è molto sensibile a questione trivelle e stoccaggi gas. Ma ahimè, devo parlare bene del gas alla fine. Questa è la dipendenza di energia del nostro paese. Allora, mentre uno degli elementi, certamente, oltre al fatto che non emette CO2 delle rinnovabili, è che sono domestiche le rinnovabili, cioè consentono l'abbattimento della dipendenza all'estero. L'Italia, ad essere un paese fortemente dipendente da importazioni dall'estero, non ha mai avuto risorse energetiche proprie da importare all'estero, intorno all'80% sta un po' decrescendo perché produce per più rinnovabile, ma rimane una delle più alte. L'efficienza energetica, storicamente l'efficienza energetica fra le migliori, perché la prima ragione, tecnologia entrata di recente, cioè di recente ma dopo gli anni 50, e la cosa più importante, che vado sempre ripetendo, i prezzi dell'energia più alti. Qua l'ho lasciata questa per ricordarci che va bene, noi siamo il paese che è più motorizzato al mondo, dopo gli Stati Uniti per auto secondi, ma se mettiamo le due ruote, cioè tutti i motorini, perché io a Roma c'ho solo il motorino, a Bologna c'ho la bicicletta, però come tantissima altra gente nella nostra città, oltre che per condizioni climatiche, sono 10 milioni i nostri due ruote, andiamo ad essere il primo paese al mondo motorizzato derivati del petrolio. E questa è una figura che vi fa vedere, allora torniamo però all'inizio, sto concludendo, cioè più energia, più fossili, 80%, scenderemo magari anche al 75%, però la crescita delle emissioni di CO2 è inesorabile, quello che stiamo facendo noi è niente, piccolissimo, così rispetto alla crescita Cina, India, drammatica. Quello che possiamo fare è spostare quello che abbiamo fatto anche noi in Italia, utilizzare più gas nella generazione elettrica a livello mondiale. Questo è anche lo slogan che stanno adottando le compagnie petrolifere, con in testa l'Eni, che ha una tradizione nata anche in queste zone del gas molto forte. Queste sono le emissioni di chili di CO2 per chilo per energia, per quantità di energia.
carbone, mentre 4,1 contro 1,7 dei cicli combinati. Ciclo combinato più vicino a noi qua è CERN di Euskilda, qua nel nord. Tutto il nostro sistema è stato riconvertito a ciclo combinato e poi un sacco di problemi perché sono arrivate le rinnovabili e è caduta la domanda. Pertanto a livello globale sarebbe utilissimo implementare più gas. Quello che un po' è successo negli ultimi anni, l'anno scorso tra l'altro, 2014, grazie, la domanda di energia, le emissioni di CO2 sono aumentate intorno all'1%, nonostante che il PIL sia cresciuto del 3%. Perciò la linea rossa vi fa vedere che stiamo su un trend comunque positivo di decarbonizzazione, non sostenuto come sarebbe necessario per limitare la crescita delle concentrazioni in atmosfera, ma stiamo scendendo. Per accelerare questa discesa occorre spingere maggiormente su vari strumenti, oltre che sull'efficienza energetica, anche sulla penetrazione del gas, perché il gas ha un contenuto di idrogeno più alto rispetto al carbone e petrolio. Ecco, occorre evitare questo, invece quello che abbiamo fatto noi in Italia. Cioè, se voi prendete, che non è molto diverso da quello che ha fatto l'Est Europa, cioè gli incentivi alle rinnovabili comportano dei costi per tonnellata di CO2 ridotta dell'ordine di 1000 euro per tonnellata. Oggi il prezzo è intorno a 7,5. Da 7,5 a 1000 vi dà un'idea del fallimento della politica europea. Da qui tutto lo spostamento adesso che ci sarà nei prossimi mesi, anni, che c'è già stato con la direttiva del 2012, la direttiva del 2012 sull'efficienza energetica. Perciò Pier Gabriele avrà molto da lavorare nei prossimi anni a proposito di efficienza energetica. Pertanto, conclusione, crescita costante delle emissioni di CO2 perché il mondo ha bisogno di energia, energia che sarà sempre fossile, c'è un miliardo di persone che non sa cosa sia il combustibile commerciale moderno, economico, che non so, il petrolio, il gas, il kerosene, il GPL, la bomba, un miliardo, ogni anno 7 milioni di persone muoiono per respirare particolato di biomasse consumate in ambienti dove non c'è aerazione, sono soprattutto donne e bambini, perciò c'è la popolazione aumenterà, 1,5 miliardi di persone non ha elettricità, consumi di elettrici anche da noi stanno aumentando perché la gente, abbiamo l'ecco della famosa pompa di calore che sarà il futuro dell'energia, non solo a Malta ma anche qua, vedete, che c'è, queste cosa hanno una COP, scusate voi che non sapete, è coefficient of performance, cioè coefficienti sono efficientissime, se no ci arrivano a 4. Sì, queste sì. Cioè ogni prende uno lo trasforma in 4, è straordinario. So. In realtà insomma, c'è tantissima, ecco un'altra cosa, la crescita dell'elettricità è guidata anche dalla possibilità di fare straordinarie innovazioni tecnologiche. Nei tempi di Tesla aspettiamo le batterie, lì la grande grande passo in avanti, consentirà anche alle rinnovabili di fare una cosa che finora ha fatto il fossile, petrolio, gas e carbone, cioè l'accumulo, occorre l'energia accumulata, poiché si è, tra l'altro, scusate l'esagerazione, ma il petrolio non è altro che il sole, trasformato attraverso la fotosintesi, accumulato nei milioni di anni nel sottosuolo. E occorre fare più industria nel nostro paese, questa è la vera urgenza, cioè, perciò facciamo tutte le politiche, bisogna stare più attenti all'impatto sui costi, noi ci stiamo impoverendo oltre a fare efficientamento. Lo spostamento sul gas aiuta tantissimo, ma cresce troppo il carbone. Grazie.